Avevo 7 anni quando mio nonno mi portava a pescare le trote in torrente. Da allora non ho più smesso di farlo. Quando ho visto il primo luccio grande, quasi 1 metro, non riuscivo a credere ai miei occhi. Mi chiedevo come potessero esistere pesci così grandi in laghi così piccoli. Sono stato letteralmente folgorato dalla potenza di questo pesce, che solo alla vista incuteva terrore. Successivamente, pescando per diversi anni, mi sono reso conto di quanto la pesca del luccio sia tanto affascinante quanto delicata. È una ricerca appassionata e costante della perfezione. Praticandola nel massimo rispetto della natura, regala emozioni esplosive, ma altrettante cocenti sconfitte e sonori cappotti sempre dietro l'angolo. Ogni pescatore sogna di poter lanciare gli artificiali nei migliori spot, nelle condizioni delle acque più favorevoli e nei momenti di massima attività del pesce. Utilizzare al meglio gli strumenti a nostra disposizione e conoscere a fondo questa meravigliosa specie animale ci porta sempre alla continua e maniacale ricerca del luccio perfetto, con la consapevolezza che il luccio perfetto è sempre lì, ad annusare i nostri artificiali, ad inseguire l'esca magica e noi ad inseguire lui, quello dei nostri sogni. Ah, come ancoretta! Voglio raccontare in questa puntata l'ABC del luccio, le basi dalle quali partire, quelle che ogni pescatore deve costruire e affinare negli anni di esperienza. Per raccontare ciò, ho seguito un'idea di Massimo Campi, un grande pescatore, cercando un concetto per ogni lettera dell'alfabeto. Un alfabeto che ci aiuterà poi a costruire un racconto di pesca per comprendere al meglio quanto sia affascinante questa disciplina. E questa è una cosa sicuramente che non deve succedere. Quindi andremo a sostituire con questa ancoretta, che invece è un'ancoretta che, come vi vado a far vedere, è di eccezionale qualità. Perché se si apre leggermente torna indietro, non rimane aperta con questa. E quindi c'è una sua elasticità che impedisce al pesce di sanarsi. B come boga, un attrezzo un po' particolare che ci consente la presa sicura sul luccio in quelle situazioni un po' difficili, laddove magari ancorette o pesci particolarmente grandi non ci assicurano una presa facile, quindi difficoltà nel salpare il pesce. Se va usato sul luccio va usato con cautela, consigliamo quelli a testa rotante che sono in grado di ammortizzare le eventuali giravolte del pesce in acqua e quindi preservarlo dalla successiva rottura della mascella o comunque lesioni serie sulla parte inferiore della mascella del pesce con la rottura di questa parte qui della mascella. H come hotspot. Hotspot vuol dire tanto, anche se sono soltanto 2 parole. Hotspot sono i nostri sogni, dove vanno i nostri sogni, dove qualsiasi pescatore di lucci può cercare, individuare e sperare di trovare sempre tanti, tanti, tanti pesci. I come incaglio. Chiaramente la pesca a luccio prevede che si peschi nelle strutture, come questa, alberi sommersi, tronchi, ramificazioni, canneto con alghe abbastanza resistenti, quindi può sicuramente accadere di incagliare artificiale. La cosa più sbagliata è quella di dover forzare in questo modo, perché generalmente pescando con le trecce, che sono assolutamente non elastiche, non abbiamo nessuna possibilità di disincagliarlo, a meno che non si vuole provare e tentare di tirare forzando e piegando le ancorette, ma questa non è una buona soluzione anche in termini di sicurezza. J come jerk, un arbite normalmente di grandi dimensioni e di natura americana, impiegato là per la pesca al maschi, ma che ha trovato fertile terreno anche in Europa per la pesca al nostro amico esocite. Dire jerk è dire tutto e niente, in quanto si entra in un mondo estremamente vasto. Mediamente sono esche di grosse dimensioni, suddivise in sinking e floating, a volte esche più facili da utilizzare, quindi meno stancanti, altre volte esche più pesanti e più impegnative. Magari abbiamo un'esca del genere, comincia a pesare già su intorno ai suoi 60 grammi e che richiede ampie jerkate, quindi ampie bacchettate sulla canna, e che ci consente quindi di dare quel movimento side to side all'esca, quindi un movimento del genere che costringe il nostro amico esocide a alzarsi al fondo e a scatenare l'attacco.
O come ondulante, finalmente. Una delle classiche esche per il luccio, una volta considerato l'esca dai socidi per eccellenza, capostipite i mitici Eira. Eccoli qua. Oggi purtroppo fuori produzione. Ricordiamo le grammature da 30 a 18, queste qui hanno mietuto forse più vittime di qualsiasi altro artificio. R come recupero. Allora, abbiamo vari tipi di artificiali, quindi avremo vari tipi di recupero. Per esempio, il rotante va recuperato in maniera lineare, senza l'uso della canna, soltanto l'uso del mulinello che recupera l'artificiale. Poi c'è per esempio il jerk. Il jerk è un artificiale particolare, perché va recuperato usando la canna in maniera quasi fosse un bastone, col quale viene frustato l'artificiale, viene jerkato, come si dice. E oppure c'è il crank, un altro artificiale che viene recuperato per andare in profondità, viene recuperato sempre in maniera lineare, senza usare la canna. S come spropositate, come questa maxi esca, una volta impensabile lanciare artificiali più grandi di 10 cm, invece oggi ecco che cosa accade. Magnum Bulldogs da 12 pollici, tutto in bocca. T come top water, beh, sicuramente per le socite è una delle pesche più divertenti che possiamo fare, però come tutte le cose belle ci sono dei limiti. Il limite principale ce lo dà la location e l'attività peculiare proprio del pesce, che non sempre vuole collaborare e regalarci queste forti emozioni. Pesca che può essere fatta attraverso esche rigide tipo Walking the Dog o Propeller, o attraverso esche morbide tipo le ranocchie Olo, quelle col corpo soffice, o tipo le basilischi. In ogni caso l'emozione sarà sempre forte per l'esplosione dell'acqua che il pesce ci regalerà. Ricordiamo una cosa: quando si pesca con gli Arbite sarà abbastanza facile effettuare una ferrata top water, ma se andiamo sulle rane o esche similari, beh, ferrare il pesce sarà molto divertente, ma in ogni caso l'emozione che ci regalerà è sempre una delle più grandi che potremo ricevere. L'esplosione dell'acqua ha un suono e ci lascerà un ricordo impagabile.